Se vi dovesse capitare di leggere la perizia di un medico legale, scoprireste che nel 99% dei casi la morte di una persona viene addebitata sempre all'infarto. Tipo, aveva una malattia grave? Nel referto troverete scritto morte per arresto cardiaco. Ha fatto un incidente e si è schiantato contro un tir? Morte per arresto cardiaco. La ragione è abbastanza semplice. Tutti moriamo perché il cuore ad un certo punto smette di battere. E quindi scrivere arresto cardiaco è anche un modo per non sbagliare mai in atti pubblici. Immaginate il burocrate a cui viene dato il difficile compito di stabilire le cause di una morte e magari così stabilire anche la responsabilità penale di una persona o di una struttura. Scrivere arresto cardiaco è un po' come non guastarsela con nessuno. Perché oggi vi parlo di infarti? Perché questo mi è venuto in mente l'ultima volta che ho aperto la bolletta del gas. Ecco, se in quel momento ci fossi rimasto, il coroner non avrebbe scritto decesso addebitabile a shock da aumento tariffario inaspettato e non previamente comunicato dalla società fornitrice dell'utenza domestica, aumento dovuto sì in gran parte all'inflazione, ma in buona parte anche alle speculazioni del mercato e al mancato cambio del piano tariffario. No, il nostro caro e vecchio medico legale avrebbe scritto morte per arresto cardiaco. Ora, c'è chi come me si fa prendere dal panico e dal senso di responsabilità quando deve pagare e chi invece sul versante opposto pensa subito ed allegramente a come non pagare. E vi assicuro, anzi ve lo giuro sulla toga di avvocato, sono molte le persone che per spirito di autotutela, autoconservazione o più semplicemente per sfuggire all'infausta perizia medico-legale del coroner trovano escamotage di tutti i tipi. Uno di questi, il più classico, sputtanato e anche semplice, è, sempre parlando di bollette, cambiare operatore. E ora la domanda che si pone è: che succede se non si paga una bolletta e nel frattempo si cambia fornitore? Si può vivere tranquillamente e farla franca? Oppure si viene segnalati magari in qualche banca dati? Si riceve un'ingiunzione dal tribunale? Si subisce il pignoramento della casa, della macchina, delle mutande? Ve lo voglio spiegare in questo video. Se siete tutti pronti, possiamo lanciare la nostra sigla e un attimo. Vi anticipo che questo video è fatto in collaborazione con Billo, la prima società in Italia specializzata nel controllo gratuito delle bollette. Billo vi dice se state pagando molto o poco alla società della luce o del gas. Se scaricate l'app Billo che trovate sullo store del vostro smartphone e che è gratuita e poi caricate la vostra bolletta solo in formato PDF originale, niente scansioni o fotocopie, Billo in 2 o 3 giorni la analizza e le dà una pagella e se il voto della pagella è più basso di 4, suggerisce in modo imparziale e senza alcun interesse un fornitore e soprattutto una tariffa più conveniente di quella che state pagando in questo momento, calcolando un risparmio certo segnalato dentro l'app. Basta guardare una delle tante offerte che vi vengono indicate e fare un Billo switch. Billo vi dice quanto risparmiereste con un fornitore e quanto con un altro. E soprattutto qui sta la genialata di questa società che, lo ribadisco, fa tutto gratuitamente e senza trattare i vostri dati per offerte commerciali. Una volta che avete individuato l'offerta che fa al caso vostro tra quelle indicate dall'app, Billo fa il cambio del fornitore al posto vostro. Non avete bisogno di stare ora al telefono con i call center, firmare lunghi contratti. Billo gestisce tutto per voi, anche i reclami, e tutto questo, ripeto, gratis, perché Billo, è facile da capire, fa da intermediario, come con i call center. I cosiddetti broker non vi chiedono nulla per attivare la fornitura, neanche Billo vi chiede nulla, perché proprio come un broker percepisce una piccola commissione dal fornitore a cui ha fatto il servizio. Insomma, un modello di business fantastico che non grava finalmente sul consumatore, se ne frega dei vostri dati personali, non vi tormenta con pubblicità, non vi mette costi nascosti. Ma torniamo a noi e all'oggetto del nostro video. Lanciamo la sigla mentre voi avete il tempo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità della nostra legge, spiegate sempre in modo semplice e chiaro. Sigla! Questa è la legge! Cosa fate quando trovate una bolletta pazza? La prima cosa che fate, sono sicuro, è chiamare il servizio clienti del proprio fornitore per chiedere spiegazioni. Sì, può essere una prima soluzione per togliersi ogni dubbio e ottenere un primo chiarimento, ma è un po' come chiedere all'agenzia delle entrate se si devono pagare le tasse o al comune se bisogna pagare la Tari anche se il camion della spazzatura non viene. La fonte è di parte e siccome la maggior parte delle cause relative ai reclami è riconducibile proprio all'ambito economico, ad esempio richieste di pagamento di bollette già pagate,
somme superiori rispetto ai consumi presunti, a debiti in bollette e per servizi mai richiesti, è meglio prevenire che rivolgersi a un giudice, anche perché tra il dire e il fare c'è sempre un avvocato da pagare. Dire che si ha un diritto e fare giustizia richiede costi, tempi e incertezza. Come stabilito da ARERA, se l'utente non paga la bolletta entro la data di scadenza indicata nella bolletta stessa, il fornitore ha diritto di recuperare il proprio credito. In questi casi, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della bolletta, il gestore invia all'utente un sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Se nonostante ciò la bolletta ancora non viene pagata, il gestore invia al cliente, trascorsi 25 giorni dalla scadenza della bolletta, una lettera di costituzione in mora con raccomandata R o PEC. La comunicazione vi dice che potete chiedere la rateizzazione dell'importo da pagare e vi indica il termine oltre il quale, se la bolletta non verrà pagata, il fornitore potrà prendere misure legali. Misure come limitare, sospendere o disattivare del tutto la fornitura. Voi avete una possibilità di bloccare questa terribile conclusione della storia: inviare un reclamo formale al fornitore per fatturazione di importi anomali. In tal caso quest'ultimo dovrà fermarsi, ossia non potrà procedere alla sospensione prima di aver dato una risposta motivata di tale cifra. E se voi attivate un procedimento di mediazione, anche in tal caso è necessario che la mediazione si sia prima conclusa per poter procedere alla sospensione della fornitura. Dunque, la fornitura di energia e gas non può essere sospesa se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. La contestazione di fatto in questi due casi dilata i termini di sollecito del fornitore, ma la procedura richiede tempo e impegno, poiché bisogna informarsi su come impostare la lettera, scriverla avendo la sicurezza di chiedere un rimborso dovuto e seguire l'iter che ne deriva fino alla sua conclusione. Vi ricordo comunque che se la bolletta viene saldata in ritardo, il gestore può chiedere all'utente di pagare, oltre a quanto dovuto per il debito scaduto, gli interessi di mora, il costo di spedizione del sollecito bonario e della messa in mora, i costi di sospensione o disattivazione e i costi di riattivazione della fornitura. Le conseguenze se non paghi la bolletta sono diverse a seconda che si tratti della bolletta della luce o del gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, si ha una riduzione della potenza della luce pari al 15% della potenza disponibile. Questo consente comunque di usufruire della fornitura al minimo e di usare alcune apparecchiature a basso consumo energetico. Se tuttavia l'utente moroso continua a non pagare la bolletta, dopo 15 giorni di riduzione della potenza, la fornitura elettrica verrà sospesa. Per quanto riguarda il gas, invece, se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. Da non dimenticare, la sospensione e la riattivazione comportano costi aggiuntivi a cui il cliente moroso dovrà far fronte. Se la società fornitrice vi sospende la fornitura ma non ottiene ugualmente il pagamento, oppure se non riesce fisicamente a sospendere la fornitura, ad esempio perché il contatore è collocato all'interno di una proprietà privata, allora può disporre la cessazione amministrativa del contratto. Si tratta di una condizione particolare nella quale il cliente non ha più un contratto di fornitura e verrà servito dal servizio di default, il cosiddetto SDD. Si tratta di una situazione che dura massimo 6 mesi e in cui si riceve degli addebiti per morosità particolarmente elevata. Molti di voi hanno la domiciliazione bancaria. Ebbene, in questi casi ci si rende conto della bolletta pazza solo dopo aver subito l'addebito sul conto. Che si può fare in queste situazioni? Il cliente debitore ha diritto di opporsi all'operazione di addebito diretto entro il giorno che precede la data di regolamento. Dopo tale data, di solito si hanno 8 settimane di tempo dall'esecuzione per chiedere il rimborso di un'operazione di pagamento riferita a un mandato validamente sottoscritto, a condizione che l'importo dell'operazione superi quello che l'utente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avendo presente il suo comportamento di spesa abituale. Chiaramente il rimborso va chiesto alla banca, che lo esegue senza alcuna verifica col fornitore. Molti di voi potrebbero pensare che se si cambia fornitore della luce o del gas si può allegramente continuare ad avere l'utenza. Ma non è così che vanno le cose. Seppur non è previsto un sistema di segnalazione dei morosi come per i mutui bancari, dove i debitori, come sapete, vengono iscritti nelle blacklist della CAI, la Centrale Rischi Interbancaria, e della CRIF, quando si parla di utenze della luce e del gas bisogna fare i conti con il cosiddetto CMOR,
Khmor, che non è Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, uno degli ultimi saggi con il quale è sceso dalle sacre acque del lago Ftir, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Khmor sta per corrispettivo di morosità. In pratica il vostro debito vi segue come l'ombra. Se volete attivare una nuova utenza, il nuovo fornitore vi chiederà questa sorta di penalità, il Khmor appunto, una parte del debito che avete lasciato col vecchio fornitore. Insomma, se non pagate la bolletta e cercate di fare i furbi cambiando il fornitore, potreste trovare un addebito in una delle prime bollette del cosiddetto Khmor. Questo sistema è stato introdotto dall'ARERA per limitare il fenomeno della migrazione tra fornitori, ossia per evitare clienti che cambiano gestore lasciando debiti nei conti dei precedenti fornitori. Se volete contestare il Khmor, dovete presentare un reclamo al fornitore che ha richiesto il Khmor, ovvero il gestore precedente. Inoltre, nonostante il reclamo, se la bolletta contenente il Khmor non verrà pagata e scadrà, il nuovo fornitore potrà avviare le azioni di recupero del credito e anche la sospensione della fornitura. Per tutte le questioni riguardanti addebiti non chiari, se il fornitore non risponde o non chiarisce adeguatamente la ragione di tale importo, non resta che avviare una formale lettera di contestazione via PEC raccomandata con ricevuta di ritorno, redatta come la normativa impone. A partire dall'avvenuta ricezione, il fornitore ha per legge l'obbligo di rispondere entro 40 giorni. In caso di ritardo, il consumatore ha diritto a chiedere un ulteriore risarcimento, 20 euro dai 2 mesi ai 6 mesi, 40 euro fino ai 9 mesi. La risposta può essere di due tipi: la richiesta viene accolta e la somma richiesta indebitamente verrà riconsegnata mediante assegno postale o accrediti sulle bollette successive. La richiesta viene respinta e di fatto la situazione non trova una soluzione immediata. In questo caso si può comunque proseguire con la conciliazione. Se il fornitore non accoglie o non risponde al reclamo proposto dal consumatore, quindi occorre rivolgersi all'autorità garante per l'energia e il gas. C'è un metodo meno oneroso, ebbene sì, si tratta di Billo, di cui vi ho parlato sopra. Billo è il consulente energetico di digitale che analizza gratuitamente la tua bolletta, individua eventuali errori e procede al reclamo per te. È sufficiente scaricare l'app, caricare una bolletta in PDF e in breve tempo riceverai una valutazione, ovvero una pagella con un voto da 1 a 10 che ti dirà se l'offerta che hai sottoscritto è conveniente. Se il voto è tra 1 e 4, quindi un voto basso, Billo ti metterà a disposizione un'offerta pensata per te e ti basterà un click per fare il Billo switch, cambiare fornitore e cominciare a risparmiare l'importo che Billo ha calcolato per te. Io ad esempio risparmierò oltre 400 euro quest'inverno perché ho fatto questi passaggi sulla fornitura di casa mia. Con Billo puoi sempre tenere sotto controllo le tue bollette, essere sicuro che siano corrette e non perderti le tariffe più vantaggiose in base ai tuoi consumi. Non avere paura di cambiare, quello che non risparmi tu va nelle casse dei fornitori. Un esempio: sulle ultime 30.000 fatture controllate da Billo, il 53,4% ha ricevuto una pagella bassa con un voto da 1 a 4 a causa di una tariffa svantaggiosa. Per queste bollette il possibile risparmio ammonta in media a 575 euro a testa all'anno. Ciò significa che ogni cliente che annualmente potrebbe mantenere sul proprio conto corrente tale cifra, ma rinuncia a scegliere una nuova offerta, letteralmente la regala al proprio fornitore. Fare un Billo switch minimo ogni 6-12 mesi permette quindi di risparmiare nel lungo periodo migliaia di euro senza faticare e senza alcuna difficoltà. Perché accettare qualcosa di meno del meglio che puoi ottenere? Scarica Billo e smetti di preoccuparti per le tue bollette. Bene amici, anche per oggi è tutto. Questa è la legge, ma soprattutto questi sono i vostri diritti. Ci vediamo domani, stesso canale, stesso orario, per una nuova spiegazione della nostra legge e per indirizzarvi a una maggiore tutela dei vostri diritti. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.